Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di profile del canale. Video che vi porto oggi è una profile di ABC Orcust, il mazzo che ha vinto il sondaggio, quindi la profile la portiamo per forza. Il report bisogna vedere se riesco ad andare domani, spero di sì. Oggi addirittura doppio video se riesco a editarlo oggi, perché questo esce assieme a quel piccolo mini sondaggio che ho lanciato riguardo a Dual Power e se non avete guardato lo scorso video dove chiedo se siete interessati per favore dateci un'occhiata perché abbiamo dei tempi molto ristretti per decidere se farlo oppure no. Questo mazzo che mi ha lasciato un po' intontito, nel senso che mi piace tantissimo a me ABC. Penso che ormai si sia immaginato, qualcuno avrà visto anche qualche mio vecchio video meme dove c'ero io che davo l'addio all'ABC grosso e mi aspettavo di non vederlo mai più. Invece a quanto pare ancora si può giocare questo mazzo in qualche forma, colore e dimensione. Bando alle ciance ragazzi, vi faccio vedere la profile e poi parliamo un po' di quello che riesce a combinare il deck. Giochiamo due pezzi di A, 3B, 2C, un supporto per mezzi pesanti. C'è una relazione di amore e odio con questa carta perché tantissime volte è utilissima, è uno dei pochi target che magari ti restano nel mazzo per fare cose visto che è un'unione, è praticamente un mostro resuscitato e ti fa partire un sacco di giocate quando sei proprio a pochissime carte in mano, devi recuperare su una board rotta. Però tantissime altre volte è dannatamente inutile. Ancora non ho capito se la adoro oppure no, però quando lo saprò ve lo farò sapere. Un ingranaggio messo appunto di coppia, questa carta è indispensabile ragazzi per riuscire a fare la combo ABC e poi andare in quella Nightmare perché è un pezzo letteralmente fondamentale, poi vi spiegherò perché, però è importantissima, quindi va giocata. Non chiedetemi perché adesso, la scoprirete dopo, ma la dovete giocare. Poi giochiamo due congegni d'argento e due congegni d'oro. Questa carta è stata stampata poco, però il problema verrà risolto fra qualche giorno, visto che in Dual Power ci dovrebbero essere entrambi, se ricordo bene. Qua dentro sono veramente utili a sbricarti le mani, in più vanno anche in combo con la roba Orcust di base, perché c'è l'Orcust livello 4, quindi puoi calarti anche lui volendo. E danno veramente quel boom boom che serve al mazzo per riuscire a ingranare, perché se non ti entra la combo totale, quindi che prima cari l'ABC e poi vai a fare tutti gli effetti Orcust, perlomeno se riesci a evocare uno di loro, risolvere l'effetto e avere un secondo morto sul tavolo, puoi fare comunque la classica combo Orcust. Andiamo quindi al reparto Orcust, giochiamo una bombarda. Questa carta è stata inserita dopo la richiesta del master di metterla, perché effettivamente aiuta a sbricare abbastanza. Ci fai l'incuribo e poi ti vai a evocare un Orcust che hai in mano e ti parte il deck, quindi ci sta. Giochiamo due Cavaliere dell'Incubo Orcus Extra, ne abbiamo messe dentro due, perché può capitare che magari apriamo male e una ce l'abbiamo in mano, solitamente saremo bloccate perché poi la sirena non va ad evocare nulla, in questo modo almeno abbiamo un target dentro al mazzo. Dobbiamo proprio essere molto molto sfortunati per aprire con loro due in mano, capita alcune volte e se capita purtroppo c'è una, ma vogliamo evitare che accada. Tre poi diventa un mattone, quindi due è il ratio giusto. Un solo scheletro piatti Orcus Extra, solitamente se ne giocano di più quando giochi tanti Orcus, noi giochiamo proprio il minimo sindacale per riuscire a far partire il mazzo bene. 2 Aurore Arpa Orcus Extra, carta molto importante per il mazzo, pezzo chiave per cominciare a fare ingranare tutto l'engine Orcus. E altra cosa veramente ottima è un livello 4 macchine, quindi è evocabile con i gadget. Una bacchetta, anche lei è indispensabile per la combo Orcus. Due PK che servono per andare a rimediare la run cap oppure la trappolina. E per concludere, come entrap scelta nel mazzo, giochiamo Ipsy Frame. Qualcuno di voi mi dirà perché giochi Ipsy Frame? Volendo potremmo giocare Ashe, potremmo giocare Veiler, potremmo fare 2-2, quello che volete voi. Ironicamente, Gamma qui dentro mi piace tanto perché tutte le volte che calo la roba degli ABC o provo di cercarmi una terreno o altro, mi becco solitamente un Ashe. Perché ora Ashe ce l'hanno anche le pareti. Ed è assolutamente realistico e quasi da stupidi non immaginare che quando vai contro un qualunque mazzo non ti asci la prima giocata che fai. Siccome che abbiamo un sacco di cercatine che partono dalle magie, è quasi sempre vivo il gamma. Quando non è vivo lo scartiamo con gli effetti dei Nightmare, quindi se comunque loro non vi convincono, li potete rimpiazzare tranquillamente con due Ashe e due Veiler, oppure potreste pensare di mettere qualche altro extender, che è sempre un'ottima soluzione in un mazzo come questo, che se non ha due mostri sul tavolo non riesce a combinare nulla. Giochiamo 3 pelli di Union Hangar, la carta in giro da un'eternità, non credo che vi devo raccontare che effetto ha l'hangar. Come vi dicevo prima, questo e il Terraforming sono solitamente carte che appena entrano in gioco si beccano un entrap, perché è matematico al 100% che questo accada. E il Santino Gamma è proprio per salvarci la vita e farci giocare tranquilli. Quindi un mostro resuscitato, extender, poco da raccontare.
Una foolish, anche qui è possibile che dopo per qualche motivo ti cali un ash, quindi bam, vai a calare il game, sei a posto. Uno per uno, che solitamente è una carta che odio tantissimo, perché se l'oppo te la ferma in qualche modo ti prendi uno svantaggio carta immenso, praticamente ti fai un meno gigante. Però qua ha senso perché abbiamo bisogno di vedere quel livello 1 piccolo. Di dritto di rovescio abbiamo bisogno di lui per riuscire a calare la full combo e mettere ABC sul campo. Tre call by the Greave, poco da raccontare anche qua. Il mazzo è molto debole alle interruzioni, soprattutto interruzioni tirate bene. A differenza di altre versioni, qua se veniamo fermati non possiamo raccontare tanto. Quindi magari un entrap ce la riusciamo pure a prendere o a mangiare, ma più di un entrap passiamo il turno come siamo messi, perché non c'è tanto posto in extra per mettere molta fantasia all'interno. Col fatto che abbiamo la roba degli ABC, abbiamo l'Omega e tante altre cose un po' obbligate per poter giocare il mazzo. Infine, una rank up. Una brigantina e soltanto una lama della nebbia per diminuire i possibili brick quando apri con lei e non ti fa scombare nulla. 40 carte. Extra deck giochiamo un Omega, soltanto due ABC perché realisticamente il terzo è semi incalabile nel mazzo, quindi è inutile metterne tre, è un posto di extra praticamente buttato. Il Time Thief e l'Azathoth che sono obbligati visto che giochiamo tutta roba pick up e rank up. Poi tutta la roba Nightmare, quindi la sirena che ci serve per cominciare a fare le combo, altrimenti non arriviamo da nessuna parte. Fenice, altra carta necessaria. Cerbero, idem. E a piacere Unicorno, che a differenza degli altri non è indispensabile, però è una buona carta da avere solitamente. Quindi le carte Orcus, giochiamo una Galatea, un Lord Girsu e un Orcus Estrione. Longhirsu e Orcus Estrione non sono assolutamente obbligatori, potete rimpiazzarli con altro se non vi piacciono, però Longhirsu a me piace veramente tanto tanto tanto. Orcus Estrione è carino, però delle volte è un po' morto, quindi se ovviamente avete Borrelo, avete Borresworld o qualche cosa di un attimino più pompato, potrebbe essere una scelta più oculata. Per concludere, un Linkuribo, una Stregona Evocatrice e un PK Bardiche. Quindi ragazzi, siccome che come si suol dire conosco i miei polli, quindi so che in tanti mi chiedete è la mano di prova, è come si gioca il mazzo, è la combo, è come si fa, è questo e questo, ma dovete capire che non posso fare video di 40 minuti perché poi non mi riguarderebbe nessuno. È quello che tanti non riescono a capire, che io farei anche un video di un'ora dove vi faccio 20 mani di prova e spiego le combo, ma oggettivamente la gente dopo 10 minuti me lo chiude, quindi veramente fatica sprecata. Poi se la pensate diversamente fatemelo sapere nei commenti, però smettiamo di divagare. Quindi la combo principale del mazzo si basa tutto sull'avere Anger e già in mano o l'ingranaggio messo a punto di coppia o un modo per evocarlo, quindi uno per uno e compagnia, oppure un B. Quindi vi serve soltanto Anger e uno di loro due. Facciamo per qualche strana ragione che avevamo l'ingranaggio messo a punto di coppia. Poi pesco tre carte totalmente randomiche da aggiungere a loro, tanto per farvi vedere che cambia poco qualunque cosa puoi avere in mano. Adesso le ho tutte staccate, queste carte, quindi ci metto un po' a mescolare. Se riesco vi faccio vedere, voilà, così. Se riesco vi faccio vedere una full combo, quindi peschiamo altre tre carte, tanto per. Bene, oh, non sono neanche troppo male, a parte il Phantom Knight, però oh, lo Psyframe è tanta roba. Quindi caliamo Anger, prima cosa. Parte l'effetto, qui solitamente c'è la Lash di turno, noi avevamo il nostro Belgama per dire no, però non lo facciamo, lo teniamo in mano, facciamo, dai, è solo per farvi vedere la combo principale. Quindi attiviamo Anger, possiamo cercare letteralmente qualunque cosa perché B l'abbiamo pescato, quindi magari mi andrei a cercare una, tanto per. Evochiamo in normal l'ingranaggio messo a punto di coppia, effetto di Anger, ci andiamo a prenderci. E glielo equipaggiamo in questo modo qua. E qui entra in gioco l'incuribo. Perché facciamo papam, vanno via. L'incuribo. Nell'incuribo sopra, questa è la mano, ovviamente, ragazzi. In questo momento parte l'effetto di C, quindi posso evocarmi in special il B. Poi l'incuribo e B vanno via. Mi vanno a fare un nightmare qualunque che mi pare a me. Possiamo decidere di fare o Cerbero o Fenice. Solitamente il povero Cerbero viene scelto come vittima sacrificale.
Parte anche l'effetto DB che ci fa cercare una carta. La andiamo a cercare subito. Tanto per ci prendiamo un'armatura di supporto per mezzi pesanti. Potevamo letteralmente prendere qualunque altro pezzo, tanto abbiamo già tutto quello che ci serve. Solitamente prendiamo A comunque quando facciamo questa transizione qui, però ce l'avevamo già in mano, quindi non c'era bisogno. Quindi mandiamo via Cerbero. Entra la sirena, la farei dall'altra parte ovviamente di qua, quindi fate finta che la zona extra è vuota e la possiamo fare di là. Effetto sirena, mi vado a scartare là e vado ad evocarmi la cavaliera incubo arcus estra, ovviamente non sotto la sirena, quindi da questa parte. Arrivati a questo punto siamo al momento clou, quello più bello, dove andiamo a bannare A, B e C. Ma ragazzi, ma che benessere è evocare Abc nel 2019? Ah, che bello. Via, vanno via i pezzi ed entra ABC, favoloso. Sotto ovviamente la nostra incubo sirena. E fino a qui siamo arrivati. Quindi da questo punto in poi parte la solita combo Orcust che tutti ormai dovrebbero conoscere a memoria, che però ve la faccio vedere perché se no ragazzi non avete idea di quanta gente mi flamma sotto i video perché non faccio vedere tutto, nonostante praticamente bene o male sarà un mese che sto portando quasi le stesse tipologie di mazzi, però ve lo faccio vedere, se magari non l'avete mai visto, vi interessa sapere come finisce questa board. Quindi l'incubo e la Ibli Orcus Estra vanno via. Andiamo a farci una bellissima Galatea qua. Quindi abbiamo cambiato zona, siamo andati da quest'altra parte. Banniamo il cavaliere dell'incubo nuovo. Bam. Ci andiamo a macinare Orrore Arpa. Effetto di Orrore Arpa, si banna. Mi fa evocare in special un scheletro piatti. Voilà. Poi in questo momento posso decidere di usare l'effetto di Galatea e rimescolare uno dentro se voglio. Oppure lo posso fare anche dopo, quindi solitamente è più safe farlo dopo in ogni caso. Loro due li mandiamo via e caliamo la Sorceress. Effetto dello scheletro piatti. Ci andiamo a riprendere la Galatea. Attiviamo l'effetto di Stregona, targettando Galatea. Ci andiamo ad evocare la bacchettona. E ce l'abbiamo qua. Bam! Bacchettona che entra con effetto negato, ricordate? Galatea e Bacchettona se ne vanno, entra Bardiche da questa parte, mi piace di più. Alcuni lo mettono di qua, però mi piace più qui. Perché mi piace più qui? Senza nessuna spiegazione logica. Yes! Effetto suo, quindi andiamo a mandare giù uno e mandiamo giù Silent Boots al cimitero per andare a settare direttamente la nostra brigantina. Silent Boots si banna dal cimi e ci va ad aggiungere la rank up dei PK, che è qua. La settiamo, poi andiamo ad attivare gli effetti del caso, quindi la brigantina si attiva. Attiviamo la bacchetta che ci va ad evocare in special dai banditi l'orrore arpa. Qui ovviamente abbiamo due spazi liberi, perché io sono un po' limitato nei miei mezzi, quindi la mia inquadratura di telecamera è proprio poca poca. Questo è sotto dove c'era l'altra zona mostre extra. Loro due vanno così e ci vanno a calare il time thief. Effetto del time thief che se ne va, ci saluta. Queste tornano al cimitero e lui se ne va. E tornerà. E noi passiamo il turno comunque con una mano che dai è discreta, ragazzi. Non è favolosa, però è discreta. Questa ci può fare ripartire il turno successivo. Il gamma non fa mai schifo. Alla peggio è un ottimo fodder per scartare qualche cosa. Idem il Phantom Knight Mantello. E siamo comunque il full combo perché poi il Time Thief torna. Ce lo andiamo a piazzare qua, magari. Tocca all'oppo, draw Stambi, prima azione di Memphis che ha diritto a fare, giustamente. Entra la rank up, caliamo Azathoth e quando entra Azathoth gli possiamo anche spaccare una. Se ha un kaiju, l'oppo deve scegliere se spararlo qui o spararlo sull'ABC, che è sempre una scelta molto triste da fare, perché comunque se resta ABC io plusso come un dannato, se resta Azathoth tu non puoi più fare nulla per il resto del gioco, quindi bella partita e stretta di mano. E il mazzo è molto carino. L'unica cosa che ogni tanto non convince è che si può inceppare perché giochiamo tante cose diverse. Può capitare di aprire con una mano un po' infelice e contro mazzi dove l'Azathoth non serve a nulla, tipo True Draco, o mazzi particolarmente anti-meta heavy che non gliene frega niente di non avere gli effetti mostri per un turno, il deck fa molta fatica. L'ABC aiuta tanto, però vi devo dire la verità. Non pensavo, ma è un'aggiunta veramente geniale perché va a coprire le lacune del vecchio mazzo che ho portato un po' di tempo fa e anche di quello che ho dato al Master, che era con i Danger. Poveri, come li chiama lui, ovvero che il deck non aveva potenza d'attacco per chiudere le partite e adesso non lo puoi più dire con lui, con questo big boy sul campo da 3K. Avrei preferito che fosse un po' più stabile perché il deck non è stabilissimo, ma penso che meglio di così è fatica a combinare. Quindi le carte purtroppo sono queste, ragazzi. Si può soltanto cambiare quella roba del reparto Psyframe e basta, però la stabilità del deck comunque resta più o meno questa qua. Quindi, ragazzi, io credo che possiamo concludere anche il video qui. Spero che sia stato un video informativo, che vi sia piaciuto.
Io non vedevo l'ora di poter giocare di nuovo a PC in qualunque forma, colore e dimensione, quindi quando ho sentito che c'è la possibilità di farlo così, ho subito provato di montarmi il mazzo. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, un saluto a tutti e ai prossimi video. Ciao ragazzi! E ricordatevi di andare a votare nel video di Dual Power, eh?